13 e un minuto di nuovo in diretta dagli studi di Cremona 1 per il nostro programma che ci porta verso la prima edizione del telegiornale che arriverà come sempre alle 13.30. Allora, da qualche tempo sul quotidiano di Piacenza Libertà appaiono una serie di articoli che analizzano un po' quella che è la vivacità serale e notturna della città, la cosiddetta movida, quanto la città possa essere attraente per le generazioni più giovani, insomma quanti eventi si organizzano, quanta musica, quanto ci si diverte. E poi è scattato anche una sorta di confronto con le città vicine, a cominciare proprio da Cremona. E allora anche noi vogliamo un po' così salire ed entrare in questo dibattito. Ci si diverte di più a Piacenza o a Cremona? Anche perché è una domanda che mi rivolgono spesso arrivando io da Piacenza, e tentiamo di capire un po' come stanno le cose con alcuni ospiti. Intanto vi mostro un po' i titoli che sono apparsi appunto su Libertà. Ecco, questo è un titolo così abbastanza esplicito, vedete, è un virgolettato di alcuni intervistati, alcuni giovani, e dicono: Cremona più piccola ma la sera ci supera, ottimi venerdì piacentini se costanti e diversificati. Quindi a Piacenza c'è un po', no, questa sorta di leggenda più o meno metropolitana, poi vedremo se corrisponde, legata al fatto che appunto a Cremona insomma ci si diverta di più. E poi allora i colleghi di Libertà hanno pensato bene di arrivare a Cremona, a cui hanno dedicato addirittura due paginate. Vedete, tuffo nella movida cremonese, centro gremito ma lamentele, manca musica dal vivo e c'è chi cerca facce nuove a Piacenza o a Brescia. Quindi poi, come si dice, l'erba del vicino è sempre più verde. Qui vedete alcuni appunto dei giovani cremonesi ritratti in queste foto. Insomma, sicuramente un'iniziativa interessante quella dei colleghi di Libertà, che appunto noi vogliamo in qualche modo approfondire, e lo facciamo con alcuni ospiti che vi presento subito. E allora eccoli già comodi nel nostro salotto, beh, più o meno comodi perché insomma lo spazio ormai è quello che è. E allora buongiorno e benvenuto a Davide Monteverdi. Buongiorno. Buongiorno poi a Giorgio G. E buongiorno a Ambra Mazzolini, che è la titolare di un noto locale del centro storico di Cremona, il Ciocabec. E poi l'ho lasciato per ultimo, ma così solo per una questione, come dire, di ospitalità, no, anagrafica non mi permetterei mai, abbiamo Roby Milani, che è un noto DJ che si divide tra Piacenza, Milano e il resto del mondo. Dei Formentera, diciamolo. E poi ultimo ma non ultimo anche Nicola Bellotti, che è di Black Lemon, che è un'azienda di Piacenza che si occupa proprio di organizzazione di eventi, e in particolare negli ultimi anni di quello che è un po' l'evento clou che anima il centro città, cioè i venerdì piacentini. Allora, benvenuti a tutti. Dunque, la partita adesso inizierà, tenteremo di capire da che parte pende la bilancia. Iniziamo subito con Piacenza e con Roby Milani, che appunto da tanti anni è nel settore, è animatore, è grande DJ, apprezzatissimo, con tanti impegni appunto non solo a Piacenza ma in tante anche altre località italiane e straniere. Allora, questi titoli che indicano la vivacità di Cremona, così un po' da ammirare e da apprezzare, tu li condividi? Ma allora, questa è una rivalità che... Io giro l'Italia e il mondo e devo dire che c'è sempre questa situazione, che i due vicini, uno pensa che l'altro sia più bello o più brutto. Credo che Piacenza sia un attimino un po' ferma per quanto riguarda il mondo della notte, ma dovuta non al fatto che non ci sia più l'utenza, non c'è più, è proprio perché c'è una situazione un po' imbarazzante, perché si fanno sempre le solite cose, si pensa sempre a fare qualcosa di alternativo, mentre la massa non è proprio alternativa. Quindi magari si pensa molto di più a fare un evento jazz, con tutto il rispetto jazz, si pensa di fare un evento, però poi in effetti, voglio dire, sono sempre cose abbastanza di nicchia, la massa poi è lasciata un po' al caso. Io faccio un esempio che riporto sempre ai miei amici. Allora, io sono di Milano, abito a Piacenza da 10 anni. Una volta un mio amico mi ha detto: ti vengo a trovare a Piacenza, va bene, vieni, ti do l'indirizzo, gli do l'indirizzo di Piazza Cavalli. Piazza Cavalli, la piazza di Piacenza. Questi miei amici arrivano in Piazza Cavalli e mi hanno detto: vabbè, dai, bella sta piazza, adesso andiamo dove c'è un po' di movida. No, questa è la piazza dove... Cioè, è imbarazzante questa cosa, ma è imbarazzante veramente, perché è una piazza stupenda, non c'è una gelateria aperta, non c'è... Ma la movida si crea piano piano, non è che devi creare l'evento per portare 1000 persone. La movida si crea con un bar aperto, con una gelateria aperta, con una piazza che vive. A Piacenza qualcuno mi dica qual è la piazza che vive. Poi si organizzano delle situazioni importanti, belle, lascia stare, ognuno ha il suo modo di vedere le cose, ma si creano sempre delle situazioni per portare la massa soltanto quel giorno.
Ma per il resto poi cala. E allora tutti a Cremona? Non so, Davide Monteverdi, tu che dici? A Cremona invece le cose funzionano meglio? Bah, io tra l'altro sono un grosso fan di Piacenza. Vabbè, allora vedi. Nonostante ci divida la questione calcistica, io ho fatto molte, molte più cose negli ultimi 8 anni a Piacenza che a Cremona, per esempio. Però è già qui, capiamo. Insomma. Do ragione a Roberto, nel senso, probabilmente la cosa che manca sia a Cremona sia a Piacenza è una visione d'insieme. Cioè, chi sovraintende non riesce a rilanciare un network che favorisca, sembra un po' sciovinista come cosa, però che favorisca la città integralmente. Cioè che possa partire dal pranzi del mezzogiorno, agli aperitivi, al dopo cena. E una volta, fino agli anni 80-90, questa cosa c'era. O comunque c'era un impeto diverso. Sembra che adesso invece ci siamo persi un po' per strada. Ognuno fa per sé. Le giunte cambiano, gli assessori cambiano, ci sono problemi con i permessi, problemi con i residenti. E poi dopo si arriva sempre al solito consuntivo, cioè cosa abbiamo fatto quest'anno? Festival di grande musicale, di grande respiro, sospesi, ci sono feste comandate che attirano la gente, ma la gente non si riesce a capire se non ha più voglia di uscire o non c'è più. Oddio, è sparita. Certo, perché i numeri comunque sono quelli, nel senso, ad esempio io quando vado a Piacenza e esco trovo una fascia d'età molto più variegata, cioè dal diciottenne al 45enne che esce ancora gagliardo, battagliero, ha voglia di divertirsi. Cioè a Cremona tantissima gente se n'è andata dalla disperazione, è andata a abitare all'estero piuttosto che intraprendere attività in altri posti, e c'è una fascia d'età che non è più rappresentativa della città. Arrivano, non so, 25 anni di media, 27 anni di media. La gente è sparita. Mazzolini, lei da commerciante, centro storico. Io tra l'altro sono reduce da una splendida serata, ieri sera prosa al Ponchielli, apprezzatissimo spettacolo, veramente godibilissimo, molto particolare, ascoltato in cuffia. Poi al Chocabec, dove c'era musica jazz. Quindi insomma, veramente ieri sera, devo dire, se dovessi prendere la serata come esempio, era una bellissima serata a Cremona. Da commerciante lei ritiene che si dovrebbe fare di più? Da commerciante io ritengo che sia veramente dura in questo periodo, quindi do ragione un po' alle due campane che abbiamo sentito finora. Sparita la gente, sono spariti i clienti? No, i clienti non sono spariti, fanno scelte diverse, fanno scelte più oculate, magari stanno attenti alle spese o stanno anche attenti semplicemente al ritiro delle patenti, se stiamo parlando di locali in generale, stiamo parlando di movida spinta, diciamo, anche verso le discoteche. Noi dal canto nostro cerchiamo di fare qualcosa, come diceva anche Davide, ognuno per sé, perché è difficile far ripartire un'organizzazione, una realtà che si è un po' fermata, che si è secondo me assisa sulla base di qualche problematica o più differenze, diciamo, culturali o dovute a un semplice ritiro, ecco, delle patente. Comunque insomma, voi vi date da fare, proponete jazz, altre manifestazioni, fare, tutto sommato proponiamo il jazz al mercoledì, però è difficile, è abbastanza difficile fare breccia nel pubblico. Mentre a Piacenza si sta meglio, secondo lei? Piacenza è una realtà che non conosco da tempo, da quando frequentavo l'università, però essendo vicini c'è sempre uno sguardo al vicino, no? Altrove, e con il pensiero loro forse fanno meglio di noi. Oh, a proposito di meglio, i venerdì piacentini, vediamo questa immagine. Nicola Bellotti, organizzatore con Black Lemon e con altre strutture naturalmente dei venerdì piacentini, che ha animato il centro città, qui vediamo appunto Piazza Cavalli, con tutta una serie di... Sono 5-6 venerdì? 5. Durante la 5 venerdì, tra giugno e luglio, se non ricordo male. Esatto. Che durante i quali veramente il centro città viene invaso da migliaia e migliaia di persone. Gli ultimi numeri? L'ultimo record è 245.000 persone. Raddoppiata. No, noi siamo partiti da 5 anni fa, da una base utenti di circa 20.000 persone, insomma, quindi diciamo che è diventata una cosa diversa. Ma paradossalmente la prima cosa che abbiamo fatto è stato venire a Cremona a vedere i giovedì cremonesi. E non è una battuta, siamo venuti in missione, abbiamo guardato com'era brava Cremona a fare i giovedì. Perché obiettivamente è vero, noi abbiamo questa
È vero che l'erba del vicino è sempre più verde, perché i miei amici cremonesi vengono a Piacenza e noi veniamo a respirare un po' d'aria buona a Cremona. La verità è che ci sono molti punti, molte similitudini. Il mio vero mestiere non è occuparmi di eventi, io mi occupo di comunicazione e marketing e ho clienti a Cremona e a Piacenza. Il problema sta nell'imprenditoria, sta nel mercato che è cambiato e spesso sta nel fatto che la gente fa un po' scaricabarile, è sempre colpa di qualcun altro se le cose non vanno bene, è colpa del comune, è colpa della provincia, è colpa di qualcun altro. È colpa anche della difficoltà di fare sistema, in cui magari Piacenza fa più fatica a fare sistema che non Cremona, anche nelle piccole cose, anche negli eventi. Diciamo che però quando la situazione prende la strada giusta, poi si riesce anche a fare sistema. Venerdì Piacentini funzionano perché ci siamo riusciti, non il primo anno, perché il primo anno ci guardavano con diffidenza, non il secondo, dal terzo in poi, insomma, cominciamo a raccogliere. Ci è voluto l'impegno di tutti, commercianti, sì, amministrazione comunale per portare. Associazioni di categoria, tutti quelli che ci hanno messo un pezzettino, tutti, perché altrimenti una cosa del genere non si riuscirebbe a fare con i budget di oggi e con le limitazioni che ci sono. Ecco, Roby Milani, ma questa collaborazione c'è a Piacenza? Uno che opera e che è, diciamo, sul terreno, sul campo, tutti i giorni, sente che può contare, per esempio, sull'amministrazione comunale oppure no? Guarda, non scendo in questo campo perché non l'ho mai tastato, quindi non vorrei dire cose che poi magari offendono qualcuno. Credo che un grosso problema dell'amministrazione non è a Piacenza, ma in tutte le amministrazioni, che manca, cioè chi viene eletto perché il popolo ha eletto queste persone, ma nessuno si è mai preso l'obbligo di prendere un ragazzo, un giovane, e fare come le squadre di calcio hanno degli osservatori che girano il mondo per capire chi è bravo e chi non è bravo e poi farlo giocare in una squadra o tentare di coltivarlo. Nessuna amministrazione ha mai preso uno e dice: allora tu per un mese giri l'Italia, vai a capire cosa c'è di bello in giro. Poi non è che tutte le cose che vai a vedere le puoi riportare nella tua città, però vai a vedere cose nuove. Io conosco della gente che fa parte di amministrazioni che non è mai uscita a Piacenza, che non ha mai visto una discoteca, non ha mai visto. Come fai poi a capire cosa vuole la gente? Allora poi cosa fanno? Prendono varie società, gli fanno fare dei preventivi, poi non so come funziona, non mi interessa questa cosa. Però io non ho mai visto qualcuno che si va veramente a interessare a cosa succede in giro per il mondo. Ma non è che le cose che vedi a Catania, a Palermo, a Napoli, a Roma le puoi fare. Però vai in giro a vedere. Cioè io ho parlato con della gente che fa parte di amministrazione che non sa niente. Come io non so niente del loro lavoro, eh. Cioè io non è che mi permetto di dire. Però porca miseria, se volete fare un lavoro dovete anche capire cosa vuole il giovane o no. Giorgio G, anche il tuo punto di vista, diciamo, DJ forse di una generazione un po' più recente, sì. È giusto adesso dare uno sguardo in giro? Sì, è giusto guardare cosa fa. Noi più cremonesi andiamo molto sul bresciano, anche a capire cosa fanno, a parte che hanno un'utenza. Grande ammirazione per il bresciano. Io, soprattutto io. Allunghiamo il nostro divano. Ho tantissimo. Oh, sì, magari potremmo proporre un incontro anche di questo tipo. Ma no, sono dell'idea comunque di Davide, che abbiamo un problema di collaborazione comunque tra i vari locali cremonesi. C'è una certa litigiosità. Sì, dovremmo metterci tutti quanti d'accordo, perché l'utenza è quella che è, non è più come una volta che tutti i ragazzi che hanno 20 anni vogliono andare a discoteca, ma... E dove vanno adesso? Un po' si fermano, diciamo, al pub, al bar, già dall'aperitivo, e non c'è più questa voglia di andare a ballare. Si preferisce a bere anziché ballare? Sì, io che parlo con i ragazzi che hanno 20, dai 20 ai 25 anni, che sono quelli più o meno che seguono le mie serate, mi dicono, ma dopo noi siamo in centro, poi abbiamo paura che gli ritirano la patente, perché ovviamente i controlli giusti ci sono e così via, basta un cocktail di troppo e ti ritira la patente. Certo. C'è questa paura, ci vorrebbe un po' di organizzazione. E l'altra cosa che pensavamo io e Davide, che pensiamo da molto tempo, è di un locale in centro, proprio centro storico. E di ritornarcene all'estero. Vale quello anche. O locale in centro o all'estero. No, l'idea era quella del locale in centro storico che manca, proprio di non prendere la macchina per spostarsi da che sia Piazza della Pace, che è la parte più o meno più viva di Cremona, spostarsi in questo locale. Il locale più vicino che abbiamo comunque è il Coloniale, si può arrivare anche a piedi, però la gente per fare quel chilometro lì da Piazza della Pace così Monteverdi. E allora quindi idee per il futuro? Ma secondo me molti sono falsi problemi, nel senso, come dicevamo prima, anche seduti lì, gente che ha paura a fare un chilometro quando poi ne fanno 60 per andare a Brescia o 95 per andare a Milano, che è anche una questione di offerta e di qualità dell'offerta. È una questione anche di management, cioè in altre città c'è gente che si prende l'impegno e l'obbligo di costruire delle situazioni, cose che a Cremona, ma cioè, magari vado io e dico
Ambra, per favore, mi fai fare una serata? Sì, dai, facciamolo. Però non c'è una persona che organizza una serie di concerti, una serie di serate, e quindi si va a caso anche con l'amministrazione comunale. Ha perfettamente ragione Roberto. Non hanno ancora capito in Italia che i soldi li fai anche dall'attività notturna, ne fai molti. Però se tu continui a scrivermi che vuoi chiudermi a mezzanotte, vuoi chiudermi a luna, e comunque la musica è sempre più ghettizzata rispetto a qualsiasi altra cosa. Questo è veramente un problema del... Bellotti, ci si scontrano questi limiti. No, il XXI secolo non è ancora capito nulla, probabilmente. Cioè, è vero a metà. Questi limiti, questa è vero a metà, nel senso che è tutto vero, però dobbiamo partire dal presupposto che i comuni e le istituzioni pubbliche non sono imprenditori. Loro devono metterci nelle condizioni di fare il nostro mestiere di imprenditore nel miglior modo possibile. Il problema è che quando facciamo questa cosa, il vero problema, per esempio, la prima sera dei Venerdì Piacentini, noi abbiamo, il problema che abbiamo è chi chiama per far cessare la musica alle 11 di sera, chi lancia le secchiate d'acqua sui DJ, capitato sopra il povero Carmelo, c'era un DJ che suonava dopo che è venuta, la polizia, gli abbiamo fatto vedere che eravamo a posto. Cioè gli abitanti del centro insomma sono un po' intolleranti. No, vogliamo il centro vivo, ma magari quello di Cremona. Il centro vivo ma silenzioso. Ma non il mio, centro vivo ma non sotto casa mia, il problema è sempre quello. Poi l'istituzione è vero che magari non è sempre preparata, però non è il suo mestiere, cioè non deve organizzare eventi, non deve organizzare concerti, deve mettere nelle condizioni le persone che lo fanno di mestiere per poterlo fare. Sì, ci vuole anche una certa carica, diciamo, di fantasia. Se tu sei un burocrate che firma solo le carte, fai il burocrate, ma se tu gestisci la vita di una città... È vero, ma a me è capitato di sentire sempre sì a una proposta. Io ho sempre sentito sì. Quindi sono amministratori sensibili. Io anche a Cremona, ma pensate che cosa straordinaria avete fatto a Cremona recentemente con l'associazione dei Lego, che anche quella abbiamo ben copiato e portato a piacere. Però sono tutte cose che sono venute fuori perché qualcuno, bravo, un bravo imprenditore o un bravo gruppo di imprenditori, ha fatto una proposta e il comune ti dice sempre sì, fa bella figura col lavoro tuo. Quindi, purtroppo il tempo è terminato, mi spiace molto, mi pare di capire il Bellotti che abbiamo copiato da Piacenza parecchie cose a Cremona. Altro che. Quindi vince Cremona oggi? Ma secondo me è un buon pareggio. Sono due città bellissime, con un'offerta bellissima, si potrebbe fare tanto meglio, ma non siamo messi neanche così. Poi magari chi lo sa. Anche meglio insieme. E poi esatto, secondo me lanciamo questa idea, questa proposta, qualcosa insieme a Monticelli a metà strada. No, facciamo un gemellaggio, un evento che si fa sulle due serate, sulle due città, secondo me alla centrale. Va bene. E intanto Roberto, l'ultima battuta, che cosa ascolterà la futura generazione qui tra 15 anni? A me non interessa quello che ascolti, basta che si diverta. Esatto. Basta che ascolti. Ok, grazie allora a Roby Milani, a Nicola Bellotti, Davide Monteverdi, Ambra Mazzolini del Ciocabec e a Giorgio G. Scusate, ci dobbiamo veramente chiudere. Grazie, alla prossima con questo dibattito. Grazie. L'importante è che le città siano sempre più vive. Ci vediamo tra poco.